Ho trovato la squadra come una squadra quando perde tre partite di fila, sicuramente i ragazzi sono abbattuti, però sono vogliosi di recuperare, c'hanno anche tutte le qualità, questa squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori da questa situazione un po' così. E noi, il compito mio e del nostro staff è quello proprio di cercare di indicargli la strada meno impervia, e lo stiamo facendo, i ragazzi stanno rispondendo alle sollecitazioni, e speriamo di capirci prima possibile, perché poi tempo non ce n'è così tanto. È una squadra che, come penso la maggior parte delle squadre di questo girone, ha dei pregi e dei difetti. Noi dobbiamo cercare di esaltare i pregi e di nascondere più possibili i difetti. Però io non penso che da come parla la classifica, sono da 35 in giù, sono le squadre, secondo me sono molto simili. Magari le prime tre hanno qualcosa in più, ma secondo me hanno proprio qualcosa in più sul piano della mentalità, ed è questo che dobbiamo trasferire ai ragazzi, e è su questo punto che bisogna capirsi prima possibile. È una partita dura, perché è una squadra che sta sotto di noi, viene da una vittoria, dobbiamo in tutti i modi andare a fare punti, non ci sono altre vie, dobbiamo andare a Castelfidardo, fare una grande partita sul piano della voglia, cioè quella, l'unica cosa che non dobbiamo sbagliare, la voglia, l'applicazione a tutte le cose che si dicono, di lottare su tutti i palloni. I tifosi hanno... Io prometto solo il massimo impegno e spero di dargli una squadra di grandi lottatori. Poi dopo, piano piano, cercheremo di fare anche qualcosa di buono anche sul piano del gioco. Però il tifoso ti perdona tutto, ma che tu non finisca la partita con la maglietta da mettere in lavatrice. E che tu dia il massimo e lasci il cuore in campo.